Capitan Brunetti che ha leggermente una palpebra gonfia, lo scontro del primo tempo se non erro? No, è stato nel secondo tempo sono stato a terra, ma è stato fortuito. Una battaglia vera e propria, ti porti a casa i segni di questa guerra calcistica contro una squadra ultima in classifica che però ha venduto cara la pelle? Sì, è stato un campo difficile, abbiamo provato un po' il primo tempo a fraseggiare. E siamo riusciti a segnare, poi nel secondo tempo loro sono usciti di più, e hanno fatto una partita un po' maschia, così però si è stati bravi a non subire gol e a portare a casa i 3 punti. Capitano, la classifica rimane invariata, no? La distanza con la prima della classe è sempre quella, 3 punti, questa però poteva essere una gara complicata visto il periodo in cui siete stati fermi, non completamente perché vi siete allenati, però dicevo con mister Cappellacci la pausa poteva sempre generare dei pericoli e pericoli ci sono stati. Per il futuro cosa possiamo dire ai tifosi aquilani? Sì, è un'incognita stare fermo così tanto tempo, siamo stati bravi a portare a casa la vittoria e per domenica faccio l'appello che spero che vengano il più possibili a tifarci, a darci una mano in più, perché è una partita di alta classifica e abbiamo bisogno del loro sostegno. Lo scontro con Galese com'è andata? Vi siete abbracciati all'inizio da capitani, poi in campo? No, in campo ovviamente siamo avversari, è stato un incontro pulito e gli faccio un grosso in bocca al lupo.